Hi, Gregorian, dopo tanto non sapevo che analizzare, e allora vi ho ascoltato che mi dicevate, fai le cose, succede, insomma, 30 cose che non sapevi sulla bionda, più bionda del far web, le ore contate perché C18 ha cagato una figlia. Questo è possibile perché lei è un cyborg e non un robot, e quindi la maggior parte del suo corpo è umana, compresa la fagiana. Ho fatto la rima. C18 chiama Marron la propria figlia avuta con Krilli per ricordare a questo scellerato che la sua ex fidanzata di nome Marion ormai è acqua passata. E al solo sentire la desinenza Mar, l'unica cosa a cui dovrebbe pensare quello scapestrato di Krilli è alla sua bimba. Il nome da umana di C18 prima che appunto diventasse un cyborg è Lazuli, un nome che fa veramente cagare fuoco al cazzo. Invece il nome da umano di C17 era Lapis, e insieme formano la pietra Lapis Lazuli. Geniale, cazzarola. C18 è più forte di C17, nonostante lui continui ad affermare il contrario. Sarà anche un cyborg, ma ha sempre avuto un cazzo e quindi una virilità dentro a quelle mutandine. C18, in quanto cyborg, come il fratello, hanno il potere di possedere l'energia illimitata, quindi non possono affaticarsi. Secondo me questo è possibile grazie alla cacca di mordicchio di Futurama usata come combustibile. Poi io, in Dragon Ball GT, vediamo una C18 molto stanca, ma questo appunto è impossibile dal momento che ha l'energia infinita. È stato un grandissimo errore dei produttori del cartone. Poi voi mi direte, ma tanto il GT non è canonico, quindi abbia tutti gli errori del mondo. Ti piace, basta questo contro al GT. Grazie al suo potere, C18 è la perfetta donna di casa, in quanto può pulire H24 7 su 7. C18 ripara, C18 pulisce. L'età di C18 parte dai 18 fino ai 36 in Dragon Ball Z, e dai 46 ai 47 nel GT. Prima della saga di Majin Buu, C18 si allena con Krilli e da questo impara il Kienzan, ovvero il cerchio magico. Infatti io lo uso sempre su Xenoverse 2. Appena si sposano, C18 e Krilli non hanno una casa, e allora vanno a vivere momentaneamente a spese del genio delle tartarughe. Ma quando lei minaccia Mr. Satan di fargli fare brutta figura al torneo e di farlo perdere, lui si offre di comprargli una casa cazzuta in cui poter vivere con la family. Mi piace questo tipo di concussione. Esiste un manga hentai in cui i protagonisti sono C18 e Vegeta, e potete solo immaginare come va a finire già dopo due pagine. L'amore per Krilli non è un vero e proprio colpo di fulmine. Infatti Krilli ha dovuto faticare bene per avere la sua bambola, e dopo tanto l'ha spuntata appunto per asfissia. C18 è molto sarcastica quando parla e dimostra il suo essere robotica proprio non dimostrando nessun affetto in pubblico, tranne nel torneo del potere, quando dice che appena saranno tornati a casa preparerà una bella cenetta a Krilli. Ecco, quello è il suo massimo delle coccole mostrate in pubblico, o almeno insomma questo abbiamo visto. C18 è apparsa la prima volta nel capitolo 349 della prima edizione del manga giapponese e nella puntata 133 dell'anime. Lei e suo fratello, prima di venire cyborgizzati dal dottor Gelo, erano dei delinquenti, e infatti nel Super Krilli si dà alla legge proprio per dare un taglio netto al passato da moglie. A C18 e 17 fu messa una bomba come sicurezza, perché il dottor Gelo non fu mai in grado di controllarli al 100%. Questa curiosità è proprio come C, e cioè 18. Lo so, questa era squallida. Continuano a chiamarla androide, ma invece è un cyborg. Cazzo, un androide è tutto macchina, e invece lei no. In Spagna vengono chiamati A17 e A18, perché appunto per sbaglio vengono definiti androidi dal popolo ispanico. Il nome giapponese di C18 è Jinzo Ningen Juhakigo, ed è il nome più figo che ho sentito in tutta la saga finora. C18 è il personaggio vagino dotata più forte di tutta la serie. Zola, e non parlo di Gianfranco, è un personaggio principale di Blue Dragon, ed è stato disegnato da Akira Toriyama su ispirazione
C18 più Tour C18, ovvero la C18 presente nel futuro alternativo di Trunks, è di aspetto identico a quella del presente, ma più debole e molto più crudele di lei, con una personalità sadica e aggressiva. Sarà anche un cyborg, ma rimane pur sempre una bionda e quindi in quanto tale non sa parcheggiare. Vi ho già detto che C18 ha la figa e in quanto tale pelosa o depilata, dipende come la moda del momento, a Compton City, cioè volevo dire a Ginger, insomma a Satan City. Ah, ma dov'è che vivo? Quando è stato chiesto a Sharon di trasformare C18 in un'umana, lui non ha potuto, ma è riuscito solo a togliergli la bomba in corpo, perché lei è più forte di lui, cioè del drago, porca pupazzola. Tutti quelli che prima si segavano su Laura, adesso che in Dragon Ball Super non c'è più, si segano su C18. La fusione fra C17 e 18 dà vita a C35. 18 più 15 non fa 36. Dio ti maledica, te da un sciapone che ti infiguro su quel muro, tamare puttana, che te. No dai, scherzo, essendo cyborg non possono fondersi, cioè nel senso potrebbero a livello meccanico costruirli, comunque C35. Quanto fa 17 più 18? Quanto fa? Lo sapevate che nel suo intimo c'è Krillin? Battutaccia di merda. No dai, curiosità 30, C18 è una delle più entaizzate nel mondo dei fumetti entai, insieme a Bulma, insieme a quelle di One Piece, insomma C18 è bello vederlo finché ha... Zumpate zumpate zumpapà, zumpate zumpate zumpapà, mamma del materasso.